perché scusate, adesso ci andiamo, Ago, iniziamo proprio ora. Perché ragazzi, l'Olimpia Milano può seriamente sperare nei playoff. Era partita con meno speranze di Bologna e ora è la prima a poterci arrivare. Occhio caro Agu, perché ti vai a giocare playoff secondo me. No, io ho visto il calendario, è veramente complesso perché adesso mancano quattro partite. No, mancano quattro partite alla fine. Credo che Milano ne giochi tre fuori casa e una in casa, se non sbaglio. E questa settimana due trasferte impegnative. Praticamente Bologna e Milano si scambiano le avversarie e va a giocare contro l'Efes, che è un vero e proprio spareggio. Cioè, perché l'Efes sta andando malissimo e rischia di star fuori dalle prime otto. E poi va a giocare a Tel Aviv contro il Maccabi, che in questo momento è sì tranquilla perché è sesta. Ma il Maccabi che cazzo gliene frega, Agu? No, Maccabi gli interessa perché comunque se tu arrivi sesto, settimo, ottavo ti cambia tutto. Quindi perché contro chi giochi? Contro chi vai a prendere. Allora, ottavo non ci può arrivare, sì, sarebbe tra sesto e settimo. Forse no, è meglio il Barcellona del Real. Può arrivare anche quinto, perché il Fenerbahce è due punti sopra. Quindi il Maccabi quella partita la gioca. Poi arriva da quattro vittorie Maccabi, eh? No, più che altro è importante secondo me vedere anche la situazione di Baskonia, perché forse è quella su cui deve puntare Milano. Perché l'Efes se lo batti ti porti avanti e quindi non ti dovresti fare troppi problemi. Vabbè, però l'Efes è decimo, quindi tu devi comunque vincere. Appunto. Quella da recuperare secondo me è Baskonia più che Žalgiris. Ma guarda, in questo momento la situazione è abbastanza convulsa, ecco, con un po' di traffico c'è in giro, perché comunque ci sono stati dei risultati anche a sorpresa, ad esempio l'Efes che perde con l'Alba al Berlino, che è una cosa che, se me lo dicevano prima della partita, mettevo a ride, perché è un risultato a sorpresa. E in questo momento secondo me nessuna gara è a risultato scontato. E quindi per esempio però... sto Baskonia Alba Berlino tu non lo vedi come scontato, Agu? Guarda, che ti devo dire, è chiaro che poi in questo momento tutto può succedere, però ecco, secondo me sì, è favorito il Baskonia soprattutto perché ha delle oggettive motivazioni in più, però ragazzi, in questo momento io tutte le partite le voglio vedere giocare, perché secondo me ci sono tutti che possono perdere con tutti. Ecco, faccio un esempio, c'è Real Madrid-Fenerbahce, Real Madrid-Fenerbahce è comunque una partita in cui Real Madrid si gioca la prima posizione, il Fenerbahce si gioca la quarta. È una partita che secondo me può finire in qualsiasi modo e maniera. Alla stessa maniera il Maccabi, se ce la si vede arrivare Bologna, che c'ha l'ultima speranza, e quindi il Maccabi vede che può arrivare quarto. Ragazzi, Bologna è impossibile ormai, Agu, dai. No, non è impossibile. No, ragazzi, a 4 punti. Ragazzi, scusate, io darei anche un'occhiata allo Žalgiris Kaunas. Non per niente, ma però vedevo lo Žalgiris. Le Final Four ci giocheranno a Kaunas. Cioè, deve arrivare però. Le Final Four. È quello che vedevo, che Žalgiris non ha un calendario facilissimo, Ale, perché c'ha il Monaco, poi c'ha Valencia, vabbè, c'ha il Maccabi. Però ce l'ha tutto in casa. Se tu guardi, ce l'ha tutto in casa, vero? Però sono squadre forti, e poi l'ultima Bayern Monaco. Cioè, c'ha tre squadre forti, c'ha tre squadre che sono i playoff, ragazzi, adesso da affrontare, Sì, però secondo me, ecco, in casa lì è tosta vincere, soprattutto quando giochi che mancano poche partite, ecco. Cioè, io farei a cambio il calendario dello Žalgiris su quello che c'ha a Milano, perché se tu guardi il calendario che c'ha a Milano, Milano c'ha Efes e Maccabi in trasferta. Sì, Milano c'ha Efes prima, poi Maccabi, ma pure Milano, e poi Barcellona, mamma mia. Barcellona, e poi l'ultima e poi Bologna. Ragazzi, lo dico adesso, se all'ultima giornata, vincendo Milano, si dovesse qualificare contro Bologna e Bologna non gliela lascia vinta, io faccio un casino, Mai. No, sono delle merde, se non gliela lasciano sono delle merde, ragazzi. Ma certo che sono delle merde, tanto loro non possono, magari non ci possono più arrivare, rimane solo Milano che può arrivarci e deve vincere per forza, se non li fai vincere sei una merda, lo dico adesso. Invece no, dice nulla o tutto e nessuno. Ma dai ragazzi, ma cos'è questa mentalità provinciale? Ma guarda, mentalità provinciale è scansarsi. No, la sincera verità è che converrebbe anche a Bologna far vincere
vincere Milano in questo caso, perché in memoria di quello che è accaduto la stagione scorsa, di quello che è accaduto due stagioni fa, quando Milano perse lo scudetto, perse comunque le finali scudetto 4-0 tornando dalle Final Four. Accarezzi il cane, accarezzi il cane. E poi praticamente la stessa cosa l'anno scorso, eliminata dal girone, poi ha vinto lo scudetto 4-2, quindi è un bel impegno l'Eurolega, quindi magari però secondo me, ecco, Bologna la giocherà per vincere. Cazzo, direi, anzi, cioè, devi andare lì e lasciargli la vinta, come giusto che sia, per il bene del basket italiano. Per me questa è una mentalità vincente. Se vogliamo che il campionato italiano cresca, è giusto che si diano una mano in Eurolega. Punto. È più facile dirlo che farlo, perché ci sono sicuramente giocatori di Milano che erano ragazzi, abbiamo questa possibilità, voi di Bologna non potete farlo, siamo italiane, però devi giocare per vincere. O magari Ale si potrebbe barattare il primo posto in LBA per quei due punti in Eurolega. Sì, facciamo il barà. Ragazzi, a proposito, appunto, io ieri sera sono stato a vedere Virtus Real Madrid. Un po' una tragedia, Ale, possiamo dirlo. Io vi devo raccontare tutta la giornata. Allora, la partita inizia alle 19, partenza alle 17 da Reggio Emilia, ci mettiamo un'oretta, facciamo con calma. Ma purtroppo mi è venuta fame alle 5 meno un quarto, volevo farmi un risotto. Ma io il risotto. E noi parlavamo di baracanese e questo ne il risotto. E il risotto l'ho detto, dai, faccio il microonde che faccio prima. Non è venuto. Appunto, infatti, non è venuto. Ho detto, lo metto in padella. Allora, insomma, sono partito alle 5 e mezza. Partiamo, arriviamo alla Unipolarina. Metto il navigatore Unipolarina, in 45 minuti diciamo, perfetto, arriviamo lì. Non c'è nessuno. Perché? Ci chiediamo perché. Perché si gioca la Segafredo Arena? Porca troia. Aspetta. Niente. Segafredo Arena, sono 14 km, perfetto. Peccato che c'è la colonna 40 minuti. Arriviamo in ritardo di 2 minuti alle 7:02. Non c'è parcheggio. Per fortuna, anzi, qua lo ringrazio Mattia, su un parcheggiatore che mi conosceva, mi ha fatto parcheggiare il parcheggio Vips di dietro, siamo riusciti ad arrivare. Poi però alla mia sinistra ho visto l'area dove si mangia, ho detto, ma io ho l'hospitality. La partita non l'ha vista, in pratica. Vabbè, era iniziata la partita, cazzo, Ale. Esatto, infatti non mi sono fermato. Molto bene, molto bene, molto bene. Siamo arrivati che 18-6 per il Real Madrid. Mamma a metà mia. Del primo tempo. Cominciamo a vedere la partita. Un massacro del Real Madrid. Cioè, ragazzi, Tavares è la cosa più lunga che ho mai visto. È infinito. Non ha mai visto Ciccione, però, Ale. È 2,20 m Tavares, è una roba fuori dal mondo, incredibile. Purtroppo Bologna ha solo un giocatore che si è dimostrato da Eurolega, ed è Belinelli, che ha fatto una partita incredibile, li ha tenuti su. Poi però io certe cose io non le posso concepire. Capisco che il Real Madrid è molto più forte, tutto quanto, ma a metà tempo sono andato all'hospitality. No. Sono andato all'hospitality e ci sono. Allora, ragazzi, non c'era prosciutto. No, c'erano dei cappelletti buonissimi. Sì, infatti, alla panna che ti ridavano in un bicchiere di cartone. Una fila di, non so, 250 persone. Io ho detto, ma io devo pure fare la fila. Vado dall'altra parte, c'è la pizza. Un pezzettino di pizza così. E potevi prenderne massimo uno? Che cazzo c'è? Allora niente, e una fila anche lì di 200 persone. C'eravamo davanti tutte le ragazze della Virtus Basket, della squadra di basket femminile della Virtus. Ho detto, vabbè, io adesso mi metto seduto. Qua ti insultano. Ho aspettato che andassero via tutti. E mi hanno ho cominciato a mangiare. Peccato che mi sono perso metà del terzo quarto. Vabbè, dai. Vabbè, in pratica la partita. Ma era quasi meglio non vederla, Ale, tra l'altro. No, però nel secondo tempo ho visto un alieno in campo, che è Mario Nzonia.
Cioè, ragazzi, ha fatto una partita incredibile. Sembrava davvero. Ma poi dopo la partita c'è stato del bello, Ale. Allora, dopo la partita ho conosciuto Musa. Un grande Musa, un grande Musa. Abbiamo provato due chiacchiere. Era lì con la bimba, c'ha la bimba di un anno. E mi ha detto l'anno prossimo andrà nell'NBA. E confermo. Come nell'NBA? Oh. Ho l'anno prossimo, fra due anni, già lì. Confermo che è 2,5 metri. 2,4 metri, 2,5 metri. È alto. Infatti abbiamo fatto una foto insieme, sembro un nanetto. E ha 23 anni, ragazzi, questo è forte. Ieri non c'era bisogno di lui, ha fatto 1 su 5 dal campo, perché ci ha pensato in zona a fare 8 su 12 da 3 punti. In zona. Vediamocela, Ale, così capiamo meglio. Peccato sì, per il massacro, però... prospettabile, no, dai. Sì, ma un no, però vabbè, ha fatto però... degli errori Bologna che no, ragazzi. Che un attimo, così se la vede, perché non si è vista la partita Alessandro. Fatevi a vedere adesso, così. Ecco, anche Iabusele ha fatto una partita, si è dimostrato un giocatore fortissimo, Iabusele. Cazzo, c'ha un culo così Iabusele, è immarcabile. L'ala francese, giusto? Sì, guarda qua, fortissimo. Mamma mia, sei forte, ragazzi. Sì. Rodriguez smazzo l'assist, Enzonia forti davvero. Questi sono forti, ragazzi. Per me quest'anno sono loro i favoriti. Proprio sì. Guarda però Mannion. Ragazzi, Enzonia, cioè, ma che roba è? Ma è un fenomeno. Tra l'altro non gioca nell'NBA perché ha un carattere un po' particolare. L'abbiamo cacciato dai Knicks, è una pippa. Per favore. Bravo. Enix, cazzo ci facciamo con le zone. Che hanno fatto il no. Allora, vabbè, ma guarda pure che cazzo hanno messo, ecco, ragazzi. Visto che la partita l'ho vista, allora Bologna ha preso un canestro in backdoor a 10 secondi dalla fine, che proprio gli è passato, ha fatto un taglio dietro, canestro da sotto del Real Madrid, incredibile, dalla rimessa. Cosa succede? Jait va a tirare che mancano ancora 3 secondi dalla fine, fa un tiro marcato da 2 in sospensione che non è il suo e mancano 3 secondi dalla fine del tempo, così sbaglia, prendono il rimbalzo, tirano da metà campo e fa la bomba da metà campo. Sono cose, degli errori che possono capitare in promozione in Serie D ma non in Eurolega. Ma secondo te hanno pesato le assenze della Virtus? Sì, mancavano dei giocatori, perché mancavano. Teodosic. Vabbè, a parte lui, perché c'era anche chi era Cardinier che mancava. Paiola. Sì, Cardinier, però per esempio ma Bellinelio. L'altro francese l'altra guardia, come si chiama, che io ci ho fatto 2 chiacchiere dopo la partita, ha giocato pochissimo, male, ha fatto 3 tiri. Cioè, ci sono comunque i giocatori, c'erano i giocatori. Il problema è che il livello dei giocatori della Virtus, tolti Bellinelli, Ogelei e forse a tratti Daniel Hackett, quantomeno per il fisico e anche l'esperienza, non sembravano giocatori. No. Hackett è un bel giocatore. Secondo me, in questo momento, Bologna ha mollato un po' le redini in Eurolega. Però cazzo, sì. Cioè, potevano crederci, cioè, se voi vi ricordate, noi parlavamo tipo 2 settimane fa dicendo, dicendo Bologna ce la può fare, Milano ormai è andata, e adesso è tutto il contrario, cioè. Infatti, ma Bellinelli c'era, Bellinelli si incazzava con i compagni, dai muove, e lui che è riuscito a tenere la partita aperta fino a metà. Ecco Enzonia, ragazzi, Enzonia qua ha fatto 4 bombe di fila. È ingiocabile. Mamma mia, ma che giocatore, ragazzi, è? Hai perso di 27 punti. Milano ci ha perso di 4 a Madrid. È follia. La settimana scorsa. Io credo in questo momento Bologna abbia mollato perché hanno capito che provare ad entrare in Eurolega nelle Final Eight è molto complicato e magari con le assenze, ecco, quelli che giocano magari si concentrano più sul campionato, perché se voi vedete proprio l'attenzione che hanno messo nella gara di campionato e quella che hanno messo contro il Real Madrid sono 2 partite completamente diverse. È chiaro che l'avversario è diverso, però io l'ho visti molto remissivi in questa gara, cioè non ci hanno proprio mai creduto, mai.
Stesso discorso si può fare per la partita che ha giocato Bologna con Fenerbahce, eh? Stessa avversaria battuta questa settimana da Milano, quindi effettivamente Milano sta mettendo qualcosa in più rispetto a Bologna. Nelle ultime due settimane sicuramente.